Buonasera amici di Itinerari in Piazza dei Pini a Silvi Marina per Cinema d'Ascolto Morricone, il maestro Carlo Romano, oboe solista di Ennio Morricone, si esibirà in una serata di magia, musica, cultura ed emozioni. Questa sera è un onore per me essere qui accanto al grande maestro oboista Carlo Romano. Nel 1974 ho iniziato la collaborazione con Ennio Morricone, con cui ha tenuto concerti in tutto il mondo e ha inciso musiche da camera, colonne sonore, di film, su tutte l'Amleto 1990, esatto, di Franco Zeffirelli. Esatto, nell'Amleto c'è proprio una parte molto importante dell'oboe, dove si sente spesso nel film la mia voce, ecco. Ho iniziato la collaborazione con Ennio Morricone nel 1974 con il film Mosè. Entrai a far parte, ero giovanissimo, dell'orchestra Unione Musicisti di Roma, dove Ennio ci lavorava da anni, ecco, dai tempi dei film con Sergio Leone, sì. E dal 74 iniziai, ma per caso mi chiamò perché si era ammalato il suo primo oboe e entrai a far parte di quell'orchestra, mi tenne con lui, era molto diffidente perché mi vedeva molto giovane. Evidentemente gli piacqui e è andato avanti dal 74 fino a 2 anni fa. Sì, una collaborazione molto intensa, ho registrato con lui tanti film, ma veramente tanti, e abbiamo girato il mondo con l'orchestra Roma Sinfonietta, dove lui voleva come orchestra per girare, ecco, andare nelle tournée, e poi ho registrato, oltre che musica da film, anche musica assoluta, lui chiamava musica assoluta, musica da camera, dove ci sono molti dischi, insomma è stata una collaborazione molto intensa, dai. Siamo con Edmea Marzoli, buonasera. Buonasera a lei. Di Ensemble Imago. Questa sera avete portato qui il grandissimo maestro Carlo Romano, un grande onore averlo qui a Silvi, ed è un tributo ad Ennio Morricone. Quindi da dove nasce quest'idea? Ma noi siamo sempre stati ammiratori del maestro Carlo Romano e quando lo abbiamo contattato ed accettato di collaborare con noi è stato un grande privilegio e una grande gioia, e ci ha veramente accolto e guidato in questa dimensione fantastica della grande musica di Morricone. Tra l'altro, oltre ad essere un grandissimo professionista, è anche una persona fantastica, per cui è stato oltre che un privilegio anche piacevole lavorare con lui, ci ha veramente insegnato molto. Questa sera il tributo ad Ennio Morricone con il grande maestro Carlo Romano presente qui. E fra gli eventi estivi per il mese di luglio organizzati da voi qui a Silvi, questo nella Piazza dei Pini, una delle 3 piazze principali della città, come sarà questo evento? Ma sicuramente una bellissima serata di musica, grazie agli artisti di elevata qualità che questa sera ci omaggeranno di un ricordo del maestro Morricone, dunque sicuramente pezzi e brani conosciutissimi da parte di tutto il pubblico che oggi ci omaggerà, insomma, di questa bellissima serata. Siamo felici di aver organizzato questa bellissima serata di musica, però siamo anche consapevoli che senza gli artisti che oggi parteciperanno a questa iniziativa, insomma, era non scontata il successo per l'iniziativa. Assolutamente, artisti di altissimo prestigio. E, fra l'altro, vorrei ricordare che questo evento è a titolo gratuito, quindi tutti coloro che saranno qui potranno ascoltare la musica del grandissimo Carlo Romano gratis, per cui la vostra organizzazione
si è veramente impegnata per poter offrire tutto ciò. Ma indubbiamente l'amministrazione comunale ha cercato in tutti i modi di far esibire gli artisti sul nostro territorio senza diciamo, incidere sulle tasche del pubblico, degli ascoltatori. Dunque siamo veramente felici che l'amministrazione stia cercando di portare avanti dei piani sicuramente musicali e artistici anche con tante iniziative, tante serate, saranno serate importanti che allieteranno tutto il pubblico e i turisti che toccheranno Silvi in questi due mesi estivi. Diciamo che oggi partiamo, anche se abbiamo iniziato da qualche serata, già con eventi sulle nostre piazze, però oggi partiamo con un tema sicuramente di successo e di qualità. Ce ne saranno altri, ci saranno altre serate importanti con altri artisti di buon livello. Naturalmente la crisi economica si sente anche per gli enti pubblici, dunque riconosciamo il grande sforzo dell'amministrazione comunale per poter portare questi artisti sul nostro territorio. Se lei dovesse descrivere con tre parole questa serata, tre parole chiave, cosa potrebbe dire? Ma emozioni sicuramente, perché il maestro Morricone ci aveva dato la possibilità di ascoltarlo in brani che emozionano diciamo, l'umanità. Dunque veramente oggi portare questo evento Silvi genererà sicuramente un'emozione. Quando e come è nata l'idea di questo evento, assessore? Allora, qualche mese fa l'associazione Vita Nova ci ha presentato, è venuta al comune naturalmente per presentarci una serie di eventi importanti da fare del genere di orchestrale, quindi sinfonico. Quello che ci è piaciuto di più è stato proprio questo omaggio a Ennio Morricone, sarà perché forse Ennio Morricone insomma, è il più conosciuto, poi veramente musiche eccezionali. Dopodiché c'era anche un grande ospite, Carlo Romano, che io devo dire che è veramente un maestro eccezionale, di fama direi quasi internazionale, per cui è stata veramente, abbiamo sicuramente scelto anche in base a quello che era la professionalità sia dell'associazione che dei musicisti, e poi per creare proprio il primo grande evento culturale a Silvi, perché questo oltre che un evento turistico è soprattutto un evento di grande cultura, e quindi subito ci siamo approcciati a realizzare questo evento. È stato complesso organizzarlo? Avete riscontrato delle difficoltà? Ma no, in realtà l'associazione era ben organizzata, per cui per noi che abbiamo già organizzato in realtà tutti quanti gli eventi estivi è stato molto più semplice organizzare questa serata, anche perché come si vede la fama che li precede e già la gente si sta affollando per vedere questo evento. Comunque di eventi culturali ce ne saranno altri e spero che anche quelli avranno un gran riscontro. Ci sarà Scanzi, verrà anche Vanzina, che presenterà un libro. Io ci tengo particolarmente perché verrà nella biblioteca, nella nuova biblioteca di Silvi, il Biblioparco che sta in Via Tevere, quindi per me è importante perché ci sarà una rassegna cinematografica e verrà lui che presenterà sia un film da lui girato, ma verrà come scrittore, e questo per la biblioteca di Silvi sarà molto importante. Quindi certamente organizzare eventi è complesso, però quando ci sono dei personaggi famosi è molto più semplice.